Ciao a tutti ragazzi, per tutti coloro che sceglieranno la Radio Master Box, ho pensato di fare un tutorial di come utilizzarla quando vi arriverà o se l'avete già. Intanto accendiamola. Adesso partirà un attimo la voce. Benvenuto in SDX. Perfetto. Allora, per chi ha preso questa radio sa che vi arriva già, tra virgolette, preimpostata. Allora, se utilizzate la modalità di canali ART, adesso do per scontato alcuni termini, la radio è già pronta per essere utilizzata. In pratica, entrate nei modelli, tenendo premuto questo pulsante, e abbiamo quattro modelli preimpostati. Boxer con il modulo interno, in base al modello che avete, se avete il modello con FRSky, FlySky o comunque avete visto le caratteristiche tecniche e vi interessa utilizzare il modulo interno, nel mio caso ELRS, il modello Boxer utilizza il modulo interno e potete bindare i droni con il protocollo che avete selezionato. FPV drone è il modello che va a utilizzare il modulo esterno e quindi se mettete un modulo esterno come me con il Crossfire, sappiate che possiamo già utilizzare questi modelli. Io non ho elicotteri, alianti e quant'altro, però abbiamo anche altri due modelli che probabilmente sono impostati con queste cose. Trattando droni FPV, appunto, andiamo a vedere come configurare un primo modello perché potrebbe essere necessario appunto configurarvelo da zero e quindi per configurarlo da zero andiamo appunto a vedere come fare. In pratica, in base ai canali che avete impostato sul vostro drone, allora in genere perché è impostato su RT? Perché i droni BNF o comunque in genere i vari costruttori impostano con i canali ART. In questo modo voi non dovrete assolutamente fare niente e avrete già impostato il canale. Poi vediamo anche come andare a cambiare eventualmente il modello come più vi piace, però se volete ad esempio come me che ormai sono partito a configurare i droni con i canali Entire, dovremo andare prima nelle impostazioni della radio, ovvero premiamo questo pulsante, clicchiamo su Page per spostarci nei vari menu. A pagina 3 andiamo con la rotellina qui, andiamo verso la fine. Vedete che qui abbiamo RX Channel Ord, e in pratica io ho messo Tire. Noi andiamo a modificare questo parametro in base a quello che ci interessa. E andiamo a selezionare ad esempio nel mio caso Tire. Allora, ok. Andiamo a creare un modello, quindi teniamo premuto questo pulsante, entriamo nei modelli, spostiamoci sul primo slot libero che è in questo caso il 5 e andiamo a cliccare e selezionare Create Model. Ok, abbiamo creato il nostro modello, ha già preso i canali in Tire nel mio caso e andiamo a configurare quello che ci interessa. Allora, clicchiamo su Page. Perfetto, allora qui ad esempio, ops, ho fatto troppo veloce, allora torniamo un attimo indietro, ok, ritorniamo in alto, model name, ok, clicchiamo qui, ad esempio qui possiamo metterci il nome che ci interessa, ad esempio Ciccio, vediamo, allora veloce, ok, e qui ad esempio abbiamo impostato il nome. Quello che ci interessa andare a impostare è il modulo interno o esterno. Andiamo avanti, vedete? Allora, spostiamoci fino al modulo. Ok, ci arriviamo. Queste sono tutte cose che potete anche non toccare. Allora, il modulo me lo sono perso. Allora, dobbiamo scorrere fino alla voce. Allora, ci arriviamo. Ok, allora ci dobbiamo spostare fino alla voce internal RF oppure external RF. Se vogliamo utilizzare il modulo interno, spostiamoci su internal RF mode e clicchiamo sopra su off. Su off spostiamoci con la rotellina, in questo caso io ho ELRS, quindi è il modulo tra virgolette che funziona con il protocollo Crossfire. Abilitiamolo e in questo momento stiamo utilizzando il modulo interno della radio. Se avete una radio multiprotocollo vi verrà fuori FRSky, FlySky e tutti i protocolli che ci interessano. Se invece abbiamo preso la radio esclusivamente per utilizzare il modulo esterno, external RF, clicchiamo ok e andiamo a selezionarci il modulo che ci interessa, ad esempio nel mio caso Crossfire. Lo andiamo a selezionare e poi vedremo che la luce qua dietro vedete che si è accesa perché ho selezionato il modulo. Adesso andiamolo a disattivare.
Questo giusto per sapere in base a come andrete a utilizzare la radio, dovremo attivare queste cose. Ok, e continuiamo con le pagine perché in questa prima fase la cosa importante è impostare il modulo, il nome diciamo che potevate non impostarlo, ad esempio. Continuiamo con page, ok, andiamo avanti. Ecco, questa è la schermata che vi dicevo, vedete? Abbiamo già impostato i canali come ci interessa. Spostiamoci subito sulla posizione 5, adesso andiamo a impostare tutti gli switch. Se andiamo a utilizzare i modelli preimpostati, sappiate che comunque questi switch sono già tutti abilitati, mentre se create il modello da zero, dovrete appunto voi abilitare tutti gli switch. Ok, entriamo dentro cliccando con la rotellina, spostiamoci sulla voce sorgente e clicchiamoci sopra. Allora, spostiamo lo switch che vogliamo assegnare, ad esempio se vogliamo assegnare lo switch 1 che ritroveremo su Betaflight, muoviamo questo, ok, vedete che ha cambiato SB, comunque vedete anche che sugli switch abbiamo tutti i vari switch SB, infatti l'abbiamo associato e clicchiamo su return. Vedete? Questo l'abbiamo associato e andiamo avanti a impostare tutti gli altri switch muovendoli. Ok, usciamo, perfetto. E andiamo avanti fino ad assegnarli tutti. Ok, perfetto. Tac. Perfetto. Oh, andiamo qua, perfetto. Ok, andiamo sul 9, andiamo a premere qua, vedete, ok, return, ok, l'ultimo, ok, potete anche non impostarli tutti se non vi servono, però diciamo che così abbiamo un modello completo. E poi l'altra schermata, andiamo avanti con page, andiamo su mixer e questi in pratica vanno associati agli input, in pratica dovete fare così, tac, entriamo su tutti e clicchiamo su return in modo da associare i vari input che abbiamo messo. Allora, torniamo su page 10, vediamo quanto eravamo arrivati, siamo arrivati a 10, perfetto. Continuiamo a scorrere e in realtà abbiamo impostato il nostro primo modello. Avendo impostato il modello così, possiamo abilitare su Betaflight tutte le varie funzioni, armare, le modalità di volo, beeper, flip over the crash e quant'altro. E così abbiamo creato un modello completo da poter utilizzare con qualsiasi drone. Per quanto riguarda il bind, collegamento col drone, quindi la ricevente che abbiamo selezionato, in questo momento ho disattivato entrambi i moduli, però se vogliamo utilizzare il modulo esterno o comunque Express LRS, anche di queste cose ho fatto il rispettivo tutorial, ve lo condivido nella descrizione perché sennò diventerebbe troppo lungo il video. Noi entriamo nel menu qua, con il primo pulsante in alto a sinistra, e vedete che abbiamo il menu Express LRS in caso utilizziamo il modulo interno e TBS Agent, vedete se utilizziamo il crossfire. Una volta entrati in questo menu, noi potremo effettuare la procedura di bind come nei tutorial che vi avevo segnalato. Diciamo che questo è proprio l'essenziale, il minimo indispensabile per poter iniziare a utilizzare la radio creando il modello. Se dovete appunto collegare il drone e quant'altro, vi ricordo i tutorial nella descrizione del video, sia che utilizzate ELRS, FR Sky, ho fatto anche il tutorial di quello, oppure il Crossfire. Spero che questo video possa essere utile per chi appunto non sa come iniziare o comunque creare il primo modello con la Radio Master Boxer e ci vediamo presto con magari la recensione di questa radio. Detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!